Sì, noi siamo felicissimi di come è andato il City Camp quest'anno perché la partenza è stata un po' difficile perché ancora le persone avevano nella testa le difficoltà legate al Covid, ma man mano che ci siamo avvicinati alle date di inizio le settimane si sono riempite, anzi tanti ragazzini hanno deciso in corso d'opera anche di prolungare la loro presenza al camp, segno del fatto che si sono divertiti e l'esperienza è andata bene. Abbiamo mosso dei numeri importanti, circa 90-100 ragazzini a settimana, per cui parliamo di quasi 400 ragazzi mossi in questo periodo, più quelli di Milano. Quindi in realtà siamo molto contenti. Ripeto, una novità importante di quest'anno è stata proprio il City Camp anche a Milano, che è stata la prima assoluta e ha dato degli ottimi riscontri, per cui è sicuramente un'attività che riproporremo. Ovviamente il nostro camp è un camp a trazione pallavolo, per cui facciamo tantissima pallavolo, ma abbiamo inserito anche delle attività di tipo diverso. Una importantissima che è piaciuta molto ai ragazzi è stata quella fatta in partnership con Domino's Pizza, per cui è stato fatto un laboratorio di creatività con i ragazzi sulla realizzazione di pizze ed è un aspetto che è molto molto piaciuto. E poi da anni riproponiamo sempre un laboratorio invece di danza con un coreografo molto bravo che intrattiene i ragazzi, li fa divertire e anche questa è stata un'attività particolarmente apprezzata. Poi ovviamente il nostro cuore è sempre la pallavolo, per cui cerchiamo di fare in modo che i ragazzi escano dalle nostre settimane avendo portato a casa qualcosa, avendo imparato sempre qualcosa di nuovo.